Domenica 22 settembre, alle ore 10, la storica Orsa tornerà a solcare il terreno del campo di calcio dell'Oratorio Salesiani. Lo farà con una quarantina di giocatori, divisi in due formazioni composte da ex allievi della compagine. In campo alcuni nomi noti dell'artigianato, del commercio e della ristorazione faentina, oltre al senatore Collina e al sindaco Malpezzi. 90 minuti di partita per tornare al tempo dell'Associazione Sportiva Giovanile che nel 2001 vide cessare l'attività confluendo nell'allora San Rocco e successivamente nel Faenza Calcio. 90 minuti voluti dalla Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio per portare avanti il progetto di riscoperta e di riutilizzo dell'ex oratorio. Che cosa voleva dire giocare nell'Orsa? Giocare nell'Orsa voleva dire stare nell'oratorio, diciamo, tutto il giorno e giocare dalla mattina alla sera per divertirci e avere tanti amici e, diciamo, trascorrere le giornate a scapito delle volte anche dei compiti, degli studi, eccetera. Ecco, diciamo. Un ricordo del periodo dell'Orsa? Il ricordo molto bello era il vecchio Volkswagen blu e bianco dei Salesiani sul quale ci si caricava tutti per le trasferte. Una volta tornando da Marradi il pulmino si fermò e rimanemmo lì 2 ore e mezza sulla strada di Marradi a aspettare rinforzi che arrivavano da Faenza a recuperare i giovani atleti, perché a quel tempo eravamo ancora giovani. La cosa particolare è che eravamo tutti spensierati. Eravamo tantissimi e ricordo l'allenatore Michele Uccellini che praticamente tutti i ragazzi che hanno tutte le generazioni sono passati attraverso i suoi insegnamenti calcistici e anche umani. Il quale sarà presente forse il 22? Sì, speriamo tanto che sia presente perché è tanti anni che almeno personalmente non incontro, non vedo. E sarà una bella festa perché ci saranno... Io immagino tante persone, anche di quelle molto più grandi di noi, che naturalmente non giocheranno, ma che ci siamo un po' persi di vista, diciamo, negli anni. Che squadra era l'Orsa? Che atmosfera si respirava nei Salesiani? Era l'atmosfera dell'oratorio, l'atmosfera dove tutti giocavano, dove non c'era l'agonismo esasperato che magari purtroppo oggi c'è in troppe società. E dove venivano veramente tutti i giocatori dalle altre società dove magari non trovavano posto e lì riuscivano a giocare veramente tutti. E poi soprattutto era un ambiente chiuso all'interno di Faenza e quindi anche i genitori erano sereni e tranquilli. Lei ha avuto la fortuna o la sfortuna di giocare col sindaco, come era come giocatore? Era un portiere fisicamente ben messo, un ottimo portiere, diciamo. Diplomaticamente, diciamo, un ottimo portiere. Vedremo in campo cosa combinerà domenica. Sicuramente ottime cose. Federico Lega per Faenza Web TV.